cazzo è? Tappo di bottiglia. Cosa? Ma che è sta roba? Cioè, perché c'è pure il suono? Wow. Che figata. Cioè, del tipo, fate così, vi fate le pippette. E avete anche il... Com'è che si chiama quella pratica che fanno le streamer? Tipo, fanno i rumori col microfono. E tu ti arrabbi e fai... Oh sì, il rumore sul tavolo. Aspetta, il mouse, la tastiera. Mandatemi una fan. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Questo è un altro episodio di Resident Evil 4. E niente, facciamo un giro per vedere effettivamente dove bisogna andare. Qui è chiuso. Quindi immagino al piano terra, lì dove c'era il corridoio. Let's go, Ashley. You all right? Il Covid. Ashley, wait. Che testa di cazzo. Brava Ashley, complimenti. Ma sì, rimani là, non è una trappola. Bravissima. Chi sei una cogliona? Io ho fatto il riassunto tradotto in italiano più che altro. Ma che cazzo stai a dire, Leon? Va, l'uscita del castello di là. È finito il gioco, ragazzi. Spero che Resident Evil 4 vi sia piaciuto. Ci becchiamo. Magari. Ma si può essere così stupida? Il personaggio più stupido mai creato nel mondo videoludico. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Mica, me la ricordavo più buona. We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Cioè, a parte qua devo commentare per forza, a parte che questi qua, Salazar, ma anche il boss, eccetera, eccetera, vivono come se fosse il Medioevo, cioè hanno i castelli, i loro uomini hanno le balestre come arma proprio più tecnologica possibile. Io sto parlando sempre di questa parte del gameplay, comunque poi più avanti lo sappiamo. E quindi... Come cazzo ha fatto a intercettare la linea? Cioè, già me lo immagino lui e altri due col cappuccio lì fanno. Proviamo con la spada! Spada! Spadata la linea! L'abbiamo! Ma che cazzo? Ma che significa? Abbiamo intercettato la linea? Ma come? Esce dall'altro lato, devo sbrigarmi a trovare un'altra via. What? A parte che la porta sembrava una cioccolata, che è? Sembra una stecca di cioccolata sta porta. Piantina rossa. No, eh? Accecante, nice. Ma qui stiamo andando nelle fogne, vero? Abbiamo spazio? Ma in realtà non tanto. No, perché sennò mi compravo il bazooka. Come qualcuno mi ha scritto, acquisto il bazooka. In realtà non mi è mai piaciuto usare il bazooka perché è un po'. Come dire, un po'. È come imbrogliare. Un po', eh. Bene. Ho la sensazione che il fucile a pompa in questi casi possa essere molto d'aiuto. Che cazzo è? Ma che cazzo era? Un velociraptor? Ma che era? Ma
Avete visto? Ah, t'ho sgamato. Colpo di cecco, basta. Sì. Mica questi, proprio la furbizia di Ashley. No, a parte gli scherzi, comunque l'acqua rimbalza su di loro, quindi in effetti la sagoma si vede. Qui per esempio non c'è niente. Giusto? Sì. Devo guardare anche il tetto, il soffitto. Oh Madonna, che musiche. Che brutte musiche. Ma che è sta musica? Aspettate un attimo, c'è qualcosa che mi sta dando fastidio. È come se ci fosse l'aberrazione cromatica, avete presente quella roba lì? Anzi no, il filograna si chiama, qualcosa del genere. Mo scusatemi se ho sbagliato il termine, ma... Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo! Eccolo. Passaggio sull'altro. No. Morto? No. E dai però. Che cazzo. Sono dei scarafaggioni praticamente. Questo è ottimo. Abbiamo appena trovato munizioni delle mitra, che secondo me non è male contro questi. Secondo me ci potrebbe tornare utile il mitra qua. Mi ricordo che qui c'era un boss da uccidere, che era lo scarafaggio corazzato, qualcosa del genere. E non so se si può realmente ammazzare con le armi che abbiamo, o se serve tipo una magnum o qualcosa del genere. Quindi non lo so. Oh, 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 oh. Mazza, sei grande. Da lontano sembravo più piccoli. Mazza, sono resistenti. Un altro, un altro, un altro, un altro. Dove, dove? Eccolo. Cosa? Che culo! Questo è interessante. Questo è fottutamente interessante. Perché spiega qualcosa su sti scarafaggi, penso. Promemoria di Luis. Alcuni parassiti sono in grado di influenzare il comportamento dei loro ospiti. È una teoria basilare della biologia, ma non si sa come i parassiti siano in grado di farlo. In effetti anche nella vita, cioè nella vita reale, esistono dei funghi che riescono a controllare delle formiche. Quindi è veramente interessante come cosa. Studiando questi particolari parassiti potremmo sapere di più sui poteri del Plagas e sulle loro vittime, i Ganados.
ecco un elenco di alcuni parassiti in grado di manipolare il comportamento dei loro ospiti. Dicrocoelium, la larva di questo parassita entra nell'esofago delle formiche e ne altera il comportamento. Di sera, quando la temperatura scende, la formica infetta si aggrappa alle foglie di una pianta utilizzando le mandibole. Rimane immobile fino al mattino successivo, diventando facile preda di animali erbivori come le pecore. Si può dire che il parassita manipoli il comportamento della formica per riuscire ad entrare nel corpo dell'ospite finale. Che figata! Cioè, in realtà non è una schifezza, però avete capito cosa voglio dire. La natura a volte è particolarmente strana. Galactosomum, ma che cazzo di nome. La larva di questo parassita penetra nel cervello di pesci come la limanda e l'ombrina. Ok, non mangio più sushi. Una volta infettato, il pesce sale in superficie e vi rimane fino a quando non viene mangiato da un uccello marino. Di nuovo, questo comportamento si può spiegare solo con la volontà del parassita di entrare nel corpo di un uccello marino. E in effetti ha senso. Vabbè, questo ci rinuncio pure a pronunciarlo. Gli sporcaccioni, no scherzo, gli sporocisti di questo parassita, gli sporocisti, ma esiste come parola, sporocisti, che si sviluppano nei tentacoli delle lumache, sono di colore vivace e pulsano in continuazione. La lumaca infetta si arrampica sulla parte superiore di una foglia, dove è più facile che venga avvistata e mangiata da un uccello. Una volta nel corpo di quest'ultimo, il parassita continua la sua metamorfosi in esemplare adulto. In effetti, non ha senso che una lumaca si mette proprio là sulla foglia e comincia a lampeggiare come per dire: mangiami, mangiami. Cioè, non ha senso. Interessante, Luis, interessante. Comunque, complimenti per i termini, guarda. Dove sta sto coso? Ora devo provare una cosa nelle impostazioni video, perché sembra proprio che ci sia quella cosa lì. L'effetto pellicola, avete presente? L'ho sempre odiato nei videogiochi. Ma che porcheria è l'effetto pellicola? È orrendo. Distrugge a tutti gli effetti l'immagine, la qualità dell'immagine. Sì, questi occhi mi avete rotto i coglioni. Allora, impostazioni video. Potrebbe essere il filtro colore, già disattivato. Sottotitoli, schermo intero, anti-aliasing, motion blur. Togliamo questo. Lo so che cosa fa. No, infatti non c'entra un cazzo. Vabbè, comunque a me il blur lì mi fa schifo, quindi lo togliamo. Questa porta è troppo arrugginita, non si apre. Wow. Questo mi sa tanto di Resident Evil, quelli vecchi, tipo i cadaveri a terra. Sembra che sia morto solo di recente. A giudicare dalle ferite deve essere stata una morte rapida. Beato lui. Prima piantine rosse a go-go e adesso manco a pagarle. Qua ci siamo persi qualcosa comunque. Nice. C'è una porta. E ci siamo persi anche un tesoro, a quanto vedo. E di qua? Sì. Come cazzo ho fatto? Dice che il tesoro dovrebbe stare qua. Giusto? No. Cioè, aspetta, mi stai a pigliare per il culo, vero? Perché dice che il tesoro sta dentro questa stanza. Ah, ma infatti qui non ci siamo stati. Ah, ok, allora ha senso, ha senso. Ritorniamo ad esplorare, perché non voglio andare avanti così a cazzo duro, perché non vorrei perdermi qualcosa. Quindi in teoria noi siamo venuti da quella porta. Esce dell'acqua. Ma perché? Leon può nuotare. Esaminare. No, infatti. Ci deve essere un modo per far defluire l'acqua. Infatti là dentro andiamo.
abbiamo poca vita. In effetti potremmo utilizzare una piantina verde. Vediamo se riusciamo a trovare quella rossa qua dentro. Però non c'entra nulla, cioè dobbiamo usare una piantina verde. Che cazzo è? Tappo di bottiglia. Cosa? Ma che è sta roba? Cioè, perché c'è pure il suono? Leon, now! Che figata! Cioè, del tipo... Fate così, gli fate le pippette... Leon, now! E avete anche il... com'è che si chiama quella pratica che fanno le streamer, tipo... Fanno i rumori col microfono... E tu ti arrabbi e fai... Oh sì, il rumore sul tavolo... Aspetta, il mouse, la tastiera... Mandatemi a fanculo... No, scherzo, dai... Io quando faccio così scherzo, cioè nel senso... C'è tanta gente a cui piace. Non capisco il motivo, ma... Può piacere, certo. Lampada con ornamenti raffiguranti farfalle. Ci sono tre rientranze nelle quali si potrebbero inserire qualcosa. In effetti si possono inserire questi qua. Appena. E ce ne manca un altro, però. Giusto? Lampada con due incastri. Sì, ne manca un altro. Che, se non sbaglio, deve essere di un colore diverso. Mi sorprende quante munizioni di fucile a pompa abbiamo trovato. Tantissime. Finalmente adesso con il joystick è tutta un'altra cosa. Cioè, sono veramente contento. Oh, cazzo. Oh no, 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 ho sbagliato. Sono morto? Dov'è? Dove cazzo sei? Poi uno non si deve incazzare. Gli potevo tirare un calcio. No! Devo ammettere. Sì, vabbè, questo dove stava? Sono molto veloci sti insetti, devo veramente ammettere. Via, 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 via. Ha sputato acido. Prevedibile. È pericoloso perché se li fate sparire fate fatica a ritrovarli, perché vedete come saltano. Mannaggia Eva santa, quella zozza di tua madre. Avete mai visto il film Mimic? Proprio Mimic, così si chiama. È un film horror che in realtà non è tanto horror, eh. Però è... Aspettate, fatemi ammazzare prima sto nome, poi ne parliamo. Mannaggia, avessi mamma da... Sto schifo. Dicevo, Mimic è un film horror dove praticamente ci sono questi scarafaggi che... fanno, diciamo, prendono le sembianze degli esseri umani per appunto poi mangiarseli, no? Perché se tu sembri un essere umano fai fatica a impaurire la tua preda, no? Perché poi addirittura vabbè, comunque insomma, guardate il film, è carino. Dietro, vero? Sì.
Io non voglio, cioè, per me è uno spreco usare una verde e una gialla, capite? Cioè, mi fa male il cuore, mi fa male se lo faccio. Non è possibile proprio. Cos'era sta porta? Ah, è un rumore particolare. Immagino altri cazzi stanno per arrivare. Dark Soul, ma che è? Ma dai, veramente? Ok. Che spreco, guarda, non voglio guardare. L'ho fatto. Che schifo, non mi hanno neanche curato. Che schifo. Siamo nella merda comunque, ragazzi, perché sono scarso, ecco. Allora, aspettate un attimo, devo calcolare bene in cui devo crepare. Ora. A sto punto potevamo comprare uno spray praticamente. Che cazzo. Dove sei, mercante, quando mi servi? Ah, per un attimo ho pensato, cazzo, è la parte iniziale dove c'era la porta cioccolata, invece no. Ma che cazzo state a fa'? Magari si potesse fare il lampadario in testa a sti stronzi, magari. Non penso si possa fare. Facciamo una cosa divertente, però. La Madonna, ho solo preso la granata. Come cazzo ha fatto a vedermi? Ma dai! Uno è rimasto fuso! Ma dai, uno è rimasto fuori! Poverino! Ma è comica come cosa! Tornate indietro, non mi lasciate col leone cattivo! Non doveva stare. Ah, dall'altra parte sta il tesoro. Ah, vabbè, tanto era chiuso, non potevamo fare nulla. Ciao, mercante, che cazzo ci fai là? Mi apri la porta? Bro, mi devi aprire la porta dall'interno. No, eh? Chissà dove è andato il tipo. Un'altra maschera, come avevate scritto nei commenti. Che era questo il tesoro, giusto sulla mappa? Sì, ok. Sì, possiamo raggiungere il mercante. Eccoti! Ma cos'è quella luce che ha sul petto? Era uno spinello. What? Va bene, va bene, va bene. Sono un po' confuso. Welcome. Got some rare things on. What are you selling?
welcome, welcome, Lucazzo, welcome. Mi potevi aprire la porta? Thank you. Sti occhi per il momento non li vendiamo perché... verde, rosso, quindi ci manca un altro. La gemma la possiamo incastrare dentro la maschera. La maschera ce la teniamo, tanto non abbiamo bisogno per il momento di quei 1000. Ottimizza. Vediamo un po' se si può ottimizzare qualcosa. Velocità di ricarica. Mitraglietta. Sì, danno. Thank you. Non lo so. Forse il fucile di precisione aumenterei solo la capienza, ma non lo so. Vabbè, dai, sì, solo la capienza. Thank you. Scrivetemi, ecco, dovete aiutarmi a fare sta roba qua, perché siete molto più bravi di me. Ok, ragazzi, l'episodio è durato fin troppo, quindi lo chiudiamo qua. Sono successe tante cose, tra l'altro, e tante cazzate sono state dette dal sottoscritto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.